Ragazzuoli, eccomi tornato. Tutto quanto liscio, con soltanto un tappetino della Razer per il mouse. Ragazzi, finalmente, dopo tanto tanto tempo, è arrivato. Volete che ve lo mostro? Lo prendo, eh? Lo prendo, ragazzi, lo prendo, vi giuro, lo prendo. Scherzando. Ora ci crediamo abbastanza? Ebbene sì, questo è il mio computer nuovo di zecca e ve lo presento subito. Tra l'altro poi qui abbiamo, oltre alle mie tastiere e mouse Razer, che metterò quelli probabilmente, questi qua che me l'hanno dato insieme al computer per regalo. Qui dentro abbiamo oltre alle ventre, una scheda madre che mi pare sia la B650 o 670 con basso wifi. Ho sentito 5, va bene. Cazzo di 10. Muoio. Sì. Poi abbiamo un raffreddamento a liquido Corsair EQ H100 140 mm. Abbiamo una RAM da 16 GB DDR5 6000 MHz. Come processore abbiamo un i5 13400F e come scheda video abbiamo una Zotac Gaming RTX 3060 Ventus X2 da 12 GB di RAM, di VRAM. Adesso lo andiamo a collegare, andiamo a riassemblare tutta quanta la postazione, perché ho smontato tutto quanto poco fa, perché devo fare un po' di cable management, perché è abbastanza aggrovigliato, non mi tende di mettere il computer con tutto aggrovigliato. Il case anche, ragazzi, è bellissimo, sono i miei case preferiti. Non mi aspettavo che mi facessero questo, perché sono quei case che hanno appunto le ventole poste per così, per il lato. Vedete qui, provare ad aggiustare anche noi mouse e tastiera che sono meccanici. La tastiera è meccanica, il mouse no. Non lo so, ragazzi, se i mouse sono meccanici oppure no. Non lo so. In ogni caso, adesso andiamo a fare tutto quanto. Vi metto in modo che potete guardare tutto, perché andremo a registrare tutta quanta la postazione. Metteremo sia la PS5, la metteremo lì, metteremo il computer, lo accenderemo per la prima volta, perché io ancora non l'ho acceso, cioè non ho fatto niente col computer, letteralmente niente. E ci rivediamo appena monto il computer. Penso farò un time lapse, ragazzi, non vi starò a far vedere tutto quanto insieme. Quindi, let's go! Abbiamo connesso tutto quanto. L'unica cosa che ho riscontrato purtroppo è che non ho il display port, quindi non potrò connettere insieme al monitor la PS5 e il computer. Però ti cazzo, perché ando domani, già l'ho ordinato, mi arriva domani, quindi domani sto di nuovo a posto. Andiamolo ad accendere. Aspetta, ecco. Avevo spento il coso. Pure si è avviato, adesso lo rispengo e lo riaccendo soltanto che non si sono accesi i mouse e la tastiera, non so perché l'ho connessi, però adesso lo rispengo, lo riaccendo, così vi faccio vedere la schermata proprio di avvio del computer. Ok, ragazzi, ci siamo, vado con l'avvio. Ok. Quindi, ragazzi, adesso poi andrò a registrare magari qualche video poi sullo schermo. Nel frattempo, questo è quanto. Bella.